Esatto. Così, esatto. E come si chiama, ragazzi? Alessandro. Alessandro, bene, Alessandro. Allora, avvicinatevi pure. Guarda così. Come bene. Ci vedi? Ci vedi c'è bene? C'è l'aria che non sta più nelle... Guarda, ne proprio non è più ride, 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 ride da ore, guarda. Ma già da ieri ne ha combinata qualcuna. Sì, ieri ci ha fatto scoprire questa cosa. Bene, dunque, ma è vero o no che vi sposate? È vero. È vero. È verissimo, sì. Sicurissimi. Matematico. No! Matematico. Che dici? Addirittura. Già. Ma è da poco che vi conoscete? Da quanto tempo vi conoscete voi? Ma io credo nei lampi di fulmine proprio. Sì. Ah, così, colpi di fulmine. Anche no, lampi, anche dai. Lampi. Sì, sì. Più originale. Ho capito, insomma, vi siete conosciuti così all'improvviso? Sì, vi siete è scoppiato innamorati. Questo amore. E poi, insomma, parla da sola, no? Ah! Già, Antonella dice, un po' esaurita, parla da sola. Sulla bocca e che è? Una roba da matti, ragazzi! Io una cosa allora... volevo dirti. Ah, sentiamo, sentiamo. Che poi la sua bellezza non finisce fuori. No. 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 C'è perché? Molto anche dentro. Beh, ragazzi. Ed è stata questa la cosa che ha scaturito in me questo amore. Ho capito. Ma parli di te o di Antonella? Solo di Antonella. No, pensavo, vabbè. No. Comunque, ma perché proprio Antonella? Perché per me Antonella è particolare, è diversa dalle altre internamente. E che cos'ha di diverso dalle altre? Quello che ha dentro. Ho capito, insomma ti ha colpito per sì, come è lei. Ho trovato una ragazza particolare e mi sono trovato molto bene subito con lei, immediatamente. Ho capito. E secondo te, no scusa, Prego. Perché lei insomma, è rimasta colpita da te, per esempio? E questo dovresti chiederlo a lei? No, lo devi dire tu, poi lei vediamo. Intanto non dillo posso. Tu. Secondo te perché? Non posso dirlo io. Ma vabbè, allora sentiamo Antonella, vai. Facciamolo contento, sentiamo. Allora Antonella, come mai sei rimasta colpita da lui? Perché... no, perché è attraente, è simpatico, ha tutto quello che piace a me in un ragazzo. Ah! Ho capito, Antonella è così. Anche te, insomma, sei rimasta colpita da lui per questo, poi, no? Guarda lui, guarda lei, insomma... E la data quindi qual è? La data del matrimonio? Ho saputo oggi che la dobbiamo spostare di qualcosa. Ah, di quanti anni? No, di qualche giorno. Perché il 24 giugno siete ancora in trasmissione e non mi va che interrompere la trasmissione. Ma noi possiamo anche darle il permesso, Antonella, Il permesso matrimonio è valido, Il permesso matrimonio! Anzi, veniamo tutti al matrimonio! Ma minimo, sì. Quello è il minimo. Ma certo! Oppure ci possiamo anche sposare qui, Vi potete certo. Sposare Ubaldo, no? Quello di prima, lui fa tutto. Unisce anche il matrimonio, perfetto. Per esempio. Lui fa anche questo, quindi se volete, anzi l'invito è sempre aperto, potete anche sposarvi qui. Ti ringrazio. Va bene? Sì. Bene, sono contenta comunque. Grazie. Abbiamo anche la chiesa qui davanti, ragazzi, quindi grande chiesa. Un altro, quindi ne ho 3.000, 4.000. Vabbè, un bacio. Insomma, allora, vediamo, ma quanti bambini vorrete avere voi? Due. Due? Io ne gradirei due. Due. E Antonella? Due, tre. Tre, Antonella, due, tre. Maschio o femmine? Il massimo per me sarebbe un maschio grande e una femmina un po' più piccola.
Ah, che nasce subito grande? Cioè, nel senso no. Che nasce subito di 7-8 anni. No. E il nome? L'avete già trovato? No. No, non ci avete proprio mai pensato? No. Non avete nessun nome? Antonella sì, è però un po' dai, prematuro. Antonella sì. No. Non sai ancora? No, è non prematuro. Non c'è un nome che ti piace in particolare? E no. Allora, sì. Io adesso mi sono posta a questo problema. Ilaria cosa fa in tutto questo? Rimane beh, da testimone probabilmente così? Da testimone. Ma certo. No, come vedi lei, come probabilmente. Sicuramente. Ma anche lei si sposa? No. Non lo so, forse. Ma perché non vi sposate insieme, scusate? Io e lei? Certo. No, non tu e lei. Ho capito no. Come. No, ancora non siamo così moderni. No, no, assolutamente no. Dico, lei con un altro. Un matrimonio in quattro. Ah, beh, certo, non può essere lei con lo stesso. Potrebbe, no. In quattro, no. No. Non è una bella idea. No, vabbè, insomma, vabbè. Allora, voi volete sposare da soli, ho capito questo, va bene? Mm-hmm. E allora, ragazzi, che vi devo dire? Auguri! È stata una sorpresa, auguri! Grazie! E ci ha fatto molto piacere, noi siamo invitate. Grazie. Questo sì, sicuramente. E allora, va bene, ragazzi. Allora, fate questa uscita insieme, così. Ci vorrebbe una marcia nuziale che forse non so se ce l'abbiamo. Però, immaginiamo, No. Abbraccetto lentamente, vai la, la. Vai ragazze, forza! La 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 la.